Buongiorno a tutti, oggi vi parlo in prossimità del sottopasso della nuova tangenziale di Montegrotto Terme. Qualche anno fa questo sottopasso è stato completamente immerso dall'acqua e qualcuno, prendendo in giro i cittadini, ha fatto credere che fosse una vasca di laminazione. Niente di più falso. Affrontare il problema idraulico e idrogeologico di Montegrotto Terme sarà la priorità. Esistono già studi che ci dicono come intervenire e con chi. E soprattutto dovremmo mettere in atto azioni che risolvano il problema non solo a valle, ma anche a monte, quindi una collaborazione con gli altri comuni coinvolti. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo a domani. Ciao!